Un progetto di educazione stradale dedicato ai ragazzi delle terze medie, quello promosso dall'assessorato alla mobilità del comune di Pescara, puntando anche e soprattutto sull'uso consapevole dei monopattini elettrici. Secondo l'azienda specializzata Helbitz, Pescara è la prima città in Italia rispetto al numero di abitanti a utilizzare i monopattini elettrici, anche per un uso consapevole di essi, soprattutto da parte dei più giovani. L'assessore Mascia ha messo a sistema una serie di esperienze già attive sul territorio con l'unione delle competenze della Polizia Municipale, dell'Automobile Club Italiano, di autoscuole convenzionate e della motorizzazione civile. Abbiamo creato un bellissimo team di docenti e con grande competenza e vogliamo rivolgerci a circa 1000 studenti delle terze medie dei nostri istituti comprensivi, 8 plessi scolastici, 6 istituti comprensivi, perché quei ragazzini di 13 o 14 anni saranno i fruitori della strada e molto più a breve saranno coloro che utilizzeranno i monopattini elettrici, questo strumento di micromobilità e di mobilità alternativa che in tutte le città d'Europa sta riscuotendo grande successo e a Pescara ha riscosso un successo straordinario. Tutto questo però comporta anche delle regole di convivenza, di compatibilità, bisogna anche tenere in considerazione le lamentele di chi si duole di un comportamento non corretto, spesso ricorrente da parte degli utilizzatori dei monopattini. Assessore, ci saranno delle novità sull'utilizzo dei monopattini? Beh, intanto c'è una riforma recente del codice della strada, intanto vengono introdotte aree di parcheggio e siccome a Pescara un'altra delle questioni è quella dell'abbandono in free floating, che è un concetto che non può essere accantonato, ma dell'abbandono inappropriato dei monopattini elettrici, noi creeremo oltre 50 aree di lancio dei monopattini e anche di stazionamento dei monopattini attraverso la buona educazione e la correttezza di chi li utilizza. Alla fine di luglio inizierà un nuovo percorso che durerà 3 anni, finisce la sperimentazione. Tengo a precisare che Pescara è una delle città in Italia in rapporto agli abitanti che ha avuto il maggior utilizzo di monopattini, oltre 1,5 milioni di corse in meno di 2 anni, con un risparmio di CO2 che ammonta a diverse centinaia di tonnellate. Pensiamo all'aspetto della salute. Ovviamente ci sono delle regole, non si può andare in due. Le chiedo, è necessario il casco? Allora, il casco è obbligatorio tra i 14 e i 18 anni. Devo dire che questa regola purtroppo non viene osservata e su questo la nostra Polizia Municipale sarà molto rigorosa nel sanzionare chi comunque utilizza in maniera inappropriata il monopattino elettrico. Mai in due sul monopattino, ho visto qualcuno che andava anche in tre. I monopattini devono transitare sulle piste ciclabili, possono transitare anche sulle strade urbane, il limite di velocità è di 20 km orari sulle strade. Quando si entra nella ZTL i nostri monopattini elettrici subiscono una diminuzione automatica della velocità a 6 km orari.